Nella piccola cella, colma di carte e di libri del convento di Sebastiano di Mondolfo a Pesaro, il giornalista Piero Fassina incontra padre Girolamo Maria Moretti, fondatore della grafologia italiana. È il 1960. Analizzando uno scritto, lei riesce a fare un ritratto dell'autore di quello scritto? È un ritratto completo? È un ritratto completissimo, perché si vede l'intelligenza quantitativamente e qualitativamente, poi il sentimento quantitativamente e qualitativamente, sentimento che io chiamo disposizioni affettive attive, e si vede anche tutte le particolarità somatiche. Alcune particolarità somatiche danno il 100%, altre danno il 95%, la statura dà l'80%. Anche sul sesso è possibile sbagliare, No, papà. Che si sbaglia sul sesso. cosa riesce a stabilire con maggiore esattezza? L'intelligenza si vede benissimo, la quantità e la qualità. Si vede a che professione tende quel dato individuo.